PD a nocera inferiore. Antonio Iannello segue le orme di Enrico Esposito, si sospende dal partito e aderisce al gruppo misto. La decisione è stata annunciata ieri dal medico Nucerino che ha preso la parola dopo lo scandalo parlamentare 2012. Nella sua lunga nota, L'amministrazione del sindaco Torquato è proprio al primo cittadino, ha lanciato qualche stilettata, è diventato, ha scritto in una nota di annello, il vero leader del PD Nocerino ed il referente privilegiato della stessa segreteria provinciale tanto da entrare a gamba tesa nelle vicende interne del partito, pretendendo conversioni sulla linea di Damasco. La replica di Turquato non si è fatta attendere. Credo che le cose vadano diciamo, riportate nell'ambito della loro giusta verità. In realtà quando ci fu questa intesa amministrativa e politica col Partito Democratico, che peraltro era in cantiere da molto tempo, non era un fulmine a cer sereno, tanto lui quanto poi il consigliere Esposito ritennero di uscirsene con una dichiarazione di assoluta, di, di dichiarata ostilità e dissero che erano contrari, erano contro il sindaco, che il sindaco non andava bene, beh, questo è legittimo, al che io presi atto, disse beh se uno dice che è contro vuol dire che non è in amministrazione, era una semplice equazione logico-matematica, ma diciamo logica in questo caso. Eh, poi quella vicenda è stata superata, si è abbattuto su, su di loro in particolare il ciclone eh, diciamo, delle intercettazioni telefoniche, delle elezioni parlamentarie, eh, beh, non so manco bene che si tratti, del 2012, eh, che ha riguardato loro due e eh, si è verificato questo sconvolgimento interno. Al Partito Democratico Territoriale di Nocera Inferiore hanno deciso di allontanarsene, quindi di autosospendersi. Ehm, cosa dire, non penso che devo poter pagare la colpa di questa vicenda. Ma lei è lì del PD? Partecipa no. alle riunioni ai tavoli provinciali, no? Io sono stato, no, no, assolutamente, e quella è una vicenda che andrebbe riportata secondo la giusta luce. Io sono stato semplicemente, credo anche correttamente, dal segretario provinciale informato di una vicenda che tocca un soggetto politico presente in amministrazione. Ma io credo che alla fine si sia fatta chiarezza. Lo dico senza, vi prego di trasferire con spirito di pace, ma si è finalmente avviato un processo di rinnovamento all'interno dell'area democratica in città che era quanto aspicavano un po' tutti. Ci sono nuove energie, ci sono tanti giovani anche nell'area di cambiamenti, ci sono i nuovi consiglieri comunali. Eh, insomma, esiste un processo per cui quest'area democratica viene fuori eh, dalle secche di continue rivendicazioni interne che sono state vissute già nel 2012. E ricordiamo che quell'accordo sfumò non per colpa del sottoscritto, io vorrei tanto ricordarlo, ma perché ha allora candidato sindaco Iannello si mise di traverso e non consentì alcuna intesa. E evidentemente diciamo, la storia poi si ripete, però non va sempre come qualcuno si aspetta.